Buonasera, dunque questo lungo pomeriggio dedicato alle elezioni europee e amministrative continua da Treviso, nella Marca lo avete sentito, questa tornata elettorale ha registrato un netto avanzamento del Partito Democratico, anche se la lettura dei dati delle elezioni europee è differente da quella dei comuni, come vedremo tra poco. Cominciamo allora dalle europee, lo vedete in grafica, il Partito Democratico nella Marca è il primo partito, vediamo la prima schermata adesso, con il 36,6% dei consensi, seguito dal Movimento 5 Stelle al 19%, la Lega Nord si è ben difesa al 18,1%, Forza Italia si è assestata al 14,6%, il Nuovo Centrodestra al 3,1%, Fratelli d'Italia al 2,7%, l'altra Europa con Tsipras al 2,4%, Scelta Europea 1,4%, Verdi 1%, Italia dei Valori 0,5%, Io Cambio 0,2% e il Sud Tirol, il Volkspartei allo 0,1%. Il Trevigiano manda a Strasburgo due suoi rappresentanti, l'assessore regionale al sociale, il montebellunese Remo Sernagiotto per Forza Italia e David Borrelli, trevigiano, per il Movimento 5 Stelle. Resta in bilico l'uscente del Nuovo Centrodestra Antonio Cancian, mentre non ce l'hanno fatta il PD Andrea Zanoni e il leghista Giancarlo Scottà. Allora andiamo a sentire ai nostri microfoni il neo europarlamentare di Forza Italia Remo Sernagiotto. La lettura del voto politico anche qui nella Marca. No, il voto è, questa è una società leaderistica. Secondo lei hanno votato PD o Renzi? E allora solo un anno fa, quando c'era Bersani, che non era una cattiva persona, ma era novecentesco, hanno votato il 25%, sempre i soliti. Questa volta passano il 40, forse 41. E beh, è chiaro che non hanno votato PD, ma hanno dato fiducia a una persona che ha saputo dire di no ai sindacati, alla triplice, ha saputo dire di no ai corpi intermedi, all'associazionismo tradizionale da 50 anni che pensa di fare il bello e il cattivo tempo. Nessuno vuole essere più rappresentato da nessuno, ma vogliono delegare in rappresentanza la politica, e la politica deve fare scelte importanti. C'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di lavoro. Senta, in Europa cosa si sente di poter portare? Beh, porto quella grande esperienza di uno che ha fatto l'assessore alle politiche sociali, ma anche la grande esperienza di un imprenditore, ma anche la grande esperienza politica di uno che ha fatto il capogruppo. Adesso invece come partito noi dobbiamo ritrovarci, fare una importante riflessione, costruire quello che una volta si chiamava il manifesto politico. Io credo che al primo punto noi dobbiamo dire, con tutti gli strumenti, tassazione alle imprese al 25%. Non ci interessa il resto, perché il lavoro lo può dare solo le imprese. Malgrado la concomitanza tra elezioni europee e il rinnovo di ben 57 amministrazioni comunali, l'affluenza in calo anche nella Marca dunque si è fermata al 61% dei votanti contro il 69,2% delle precedenti consultazioni del 2009. A Treviso ha votato il 59,6% degli aventi diritto, mentre nel capoluogo era stato il 66,9%. Comune in cui si è votato di più, San Zenone degli Ezzelini col 73,2%, comune invece maglia nera, diciamo, Monfumo con il 41,9%. Ora il commento al voto del governatore del Veneto Luca Zaia, che non teme ripercussioni sul governo regionale. Questo risultato avrà influenza nella regione? No, assolutamente no, guardi, noi ci siamo presi impegno con i veneti e dico che chi arriva con la calcolatrice o con mandati da parte dei segretari politici se ne può stare a casa. Questa è la risposta a chi pensa ci saranno ripercussioni in regione dopo questa tornata elettorale. Per quanto mi riguarda, io attenderei di finire questo mandato, visto e considerato che non voglio dedicare 12 mesi di sana amministrazione a beghe e dibattiti della politica che sono inutili. In dubbio, sottolinea Zaia, che abbia vinto il Premier Renzi più che il Partito Democratico, anche se... Ha fatto un sacco di promesse, dagli 80 euro in busta paga che non hanno la copertura, il fatto che pagheremo il 7,40 con un SMS e altre diavolerie del genere, adesso deve mantenere fede alle promesse fatte, perché i veneti non è che sono degli sprovveduti, ti danno il consenso ma poi te lo tolgono anche. Certo è che nelle europee il centro-sinistra veneto supera complessivamente il centrodestra.
il centrodestra, se qualcuno lo vuol definire così, cioè il blocco del centrodestra, ha avuto un risultato ridimensionato, però è altrettanto vero che le europee sono europee e il vero confronto ci sarà con le regionali. Intanto dopo queste elezioni sicuramente nella squadra di Palazzo Balbi ci sarà una sostituzione. Chi vorrebbe il posto di Sernagiotto, visto che lui passerà in Europa? Ma guardate, innanzitutto c'è la proclamazione degli eletti, la verifica, cioè non fatemi parlare ancora prima di tutto questo. Oggi direi di fermarsi qui. Un avanzamento dunque del Partito Democratico un po' in tutta la provincia, davvero un colpo grosso invece nel capoluogo dove il PD è balzato oltre il 46%, naturalmente un voto che ha una lettura anche amministrativa per il sindaco Giovanni Manildo in carica da un anno. Vediamo. Leggere 46-25 il PD in Comune di Treviso è sicuramente una grandissima soddisfazione, è un qualcosa appunto che ci responsabilizza e che ci motiva ad andare avanti sempre con maggior determinazione nella nostra attività di amministrazione del Comune. Un exploit per l'amministrazione di centrosinistra, il primo vero test elettorale dopo il suo insediamento. Treviso si è risvegliata oggi città di centrosinistra. A un anno dalle elezioni il PD trevigiano vede di fatto raddoppiare i consensi, che al primo turno delle amministrative del 2013 si assestarono al 23%. Un voto che ha risentito del fattore Renzi, commenta Manildo, con il premier che scelse proprio il territorio trevigiano per la sua prima visita istituzionale. Questo legame è molto forte che tra Treviso e il governo Renzi, e mi pare che insomma, i frutti possano arrivare. Ecco, noi facciamo la nostra parte, cerchiamo di continuare a lavorare con serietà, con un lavoro di squadra importante, avendo presente i bisogni di tutti i cittadini. Equilibri politici in città sconvolti dal voto di ieri. Per un PD fortissimo, una Lega relegata all'11%, sopravanzata dal Movimento 5 Stelle al 16% e Forza Italia al 12%. Uno stimolo, dice Manildo, che ci invita a continuare su questa strada. Il fatto che Treviso abbia 46-25, quindi è un dato molto più alto rispetto sia alla stessa provincia di Treviso sia a livello nazionale, è una bella soddisfazione, dico, è anche una voglia, un'iniezione di fiducia per continuare a lavorare sempre di più e sempre meglio. Il sindaco Manildo che ci porta dunque nei comuni, è stata anche la tornata delle elezioni amministrative in ben 57 centri. La partita politica principale si disputava a Vittorio Veneto, prego allora la regia di mostrarci la grafica. Eccoli qua, Gian Antonio Darè allo spoglio di 23 sezioni su 33 è al 38,4%, Darè il sindaco uscente della Lega, si profila un ballottaggio con Roberto Tonon del PD al 35,8%, seguono Alessandro Mognol delle Civiche al 10,4%, Marco Borsoi del Movimento 5 Stelle al 7,1%, Enrico Scaglia di Civica Scaglia 5,2%, Oscar Zaros dell'omonima lista 1,4%, Dario Dus del Nuovo Centrodestra 1,1% e Davide Visentin di Tutela Contribuenti 0,6%. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente quelli che saranno tra 15 giorni i due sfidanti, Gian Antonio Darè per la Lega Nord e Roberto Tonon per il PD. Gian Antonio Darè, si aspettava questo risultato, ballottaggio tra 15 giorni? Sì, era nell'aria anche perché c'erano 8 candidati con 2 raggruppamenti forti, anzi 3, da una parte il Grillo, dall'altra il centrodestra, dall'altra il centrosinistra, e quindi questa era la soluzione chiaramente che si sarebbe poi formata per il 25, insomma. Ecco, adesso che 15 giorni la aspettano? Ma sono 15 giorni come gli altri 5 anni che ho fatto da sindaco, quindi con tanto impegno sul territorio, con tanto impegno nell'incontrare persone, con tanto impegno per trasmettere qualche emozione all'elettore che dovrebbe votarmi e che magari in questo frangente non mi ha votato. Sì, ce l'aspettavamo perché abbiamo fatto una ottima campagna elettorale, una grande squadra che mi ha dato una mano. Passiamo dal 20% di 5 anni fa al 32% di adesso, per cui insomma il risultato non può che essere soddisfacente da questo punto di vista. Ecco, adesso quale potrebbe essere, diciamo, l'elemento vincente o la cosa da fare in questi 15 giorni? L'elemento vincente sarà la nostra volontà di cambiare le sorti della nostra città. Chi ha apprezzato i 5 anni di Darè lo ha già votato. E
chi vuole tentare di cambiare Vittorio, cioè presumo tutti gli altri, saranno accolti a braccia aperte al ballottaggio. Allora andiamo insieme a vedere i risultati nei principali comuni in cui si è votato. Ad Asolo è Mauro Migliorini, il nuovo sindaco, con il 32,78% dei consensi. A Caerano Chiara Mazzocato col 28,66%. Gabriele Mattiuzzo, nuovo sindaco di Carbonera, col 46,99%. Miriam Giuriati, un'altra donna, dunque, dopo Daniela Marzullo a Casier, col 43,43%. Il dato è ancora provvisorio a Crocetta del Montello, ma sta prevalendo Roberto Torresan col 39,56% dei consensi. Giuseppe Nardi si riconferma invece sindaco di Farra di Soligo con una percentuale più elevata, 55,9%. A Paese si profila anche qui un ballottaggio tra l'uscente Francesco Pietrobon, ecco la grafica, col 46,1% sostenuto da Lega, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e una civica, contro Valerio Mardegan del PD e di due civiche, 39,6%, distante Sara Tozzato di Movimento 5 Stelle col 10,8% e Francesca Brotto di Uniti per Cambiare col 3,6%. Anche nel caso di Paese abbiamo sentito al telefono i due sfidanti, Pietrobon che è avanti e Mardegan che dovrà inseguire. Noi siamo soddisfatti perché siamo davanti chiaramente e il risultato ci conforta perché a tutti gli effetti, visto l'onda, l'uragano direi del PD, a noi qui al Paese insomma ci è andata anche bene, tutto sommato i cittadini ci hanno appoggiato e siamo soddisfatti di questo. Ah, adesso c'è il ballottaggio, 15 giorni ancora di confronto, e beh insomma Mardegan deve rincorrerci, noi speriamo di riuscire a mantenerci davanti insomma. Sì, è un risultato sostanzialmente positivo, non nego che io mi aspettavo un risultato anche un pochino migliore, però la partita era molto difficile, quindi essere riusciti ad andare al ballottaggio significa aver superato lo scoglio che non abbiamo superato 5 anni fa. E adesso ci prepareremo adeguatamente, chiaramente lo scontro sarà soprattutto fra due persone, certo abbiamo idee anche molto diverse e cercheremo di far capire realmente la differenza che abbiamo tra di noi. A Giavera del Montello è Maurizio Cavallini il nuovo sindaco col 42,88% dei consensi. A Gorgo al Monticano Giannina Cover col 41,9%, Silvano Marchiori nuovo sindaco di Loria col 50,9%, a Maserada sul Piave si è affermata Anna Sozza, l'erede di Floriana Casellato, la parlamentare del PD col 49,47%, a Meduna invece si conferma Marica Fantuz 54,72%, a Monastier sindaco una donna per la prima volta, Paola Moro col 46,23% dei consensi. Cambia allora la geografia naturalmente amministrativa del nostro territorio. Al ballottaggio anche Mogliano Veneto, insomma i comuni sopra i 15.000 abitanti, nei comuni continuerà la sfida. Davanti c'è Carola Arena del Partito Democratico col 38,7%, insegue l'uscente Giovanni Azzolini col 20,9%, Giannino Boarina al 15,2%, il candidato della Lega, Cristina Manes del Movimento 5 Stelle al 12,1%, Alessandro Gosetto, liste civiche 5,3%, Elvinio Agnolin di Cambia Mogliano 4%, Torino Celebrin della Civica 8,2% e Mattia Stagnita di Scelta Civica 1%. Anche in questo caso naturalmente con una situazione tutta in divenire perché lo scrutinio è ancora in corso, abbiamo sentito prudenti, cauti naturalmente i due sfidanti, eventuali sfidanti in questo momento al ballottaggio, Carola Arena e Giovanni Azzolini. Affronterò come ho affrontato fino ad oggi, nel senso con il contatto diretto con le persone, coinvolgendo appunto i cittadini che fino adesso hanno dato una mano e andremo avanti così con molta serenità. Siamo arrivati al ballottaggio esclusivamente portando i voti delle mie liste civiche, sono mancate quelle della Lega e la Forza Italia che è stata esclusa per motivi tecnici, chiamiamoli così. Dobbiamo adesso ritrovare questa unità che ci dà ancora grandi chance di successo.
Tornerà alle urne tra 15 giorni, l'8 di giugno, anche il comune di Preganziol, per la prima volta nella sua storia al ballottaggio, perché Paolo Galeano del Partito Democratico è davanti col 43,2% rispetto a Sergio Marton, l'uscente della Lega Nord, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, col 41,1%, 8,2% per Sandro Taverna e le Civiche che lo sostengono, 7,5% per Alice Sabbadin di Tutti per Preganziol. Andiamo a vedere ancora dati dai comuni a Pederobba, dove si è votato davvero col lutto nel cuore per la morte dell'assessore in carica alla protezione civile, avvenuta tragicamente nei giorni scorsi. A Pederobba è Marco Turato, il nuovo sindaco, 49,52%. Stefano Soldan, nuovo sindaco a Pieve di Soligo, 52,08%. Paola Roma, nuovo sindaco di Ponte di Piave col 35,83%, a Ponzano Monia Bianchin col 30,34%, non lo vedete in grafica, ma il nuovo sindaco di Quinto, anzi il vecchio sindaco Mauro D'Alzilio, votato dal 54,79% degli elettori. A Resana Loris Mazzorato torna in carica a sorpresa col 49,05% dei consensi. Un caso particolare è quello che si è verificato invece a Revine Lago oggi pomeriggio. Tra i due sfidanti, Coan e Moz, un solo voto di differenza, con una scheda contesa che è al vaglio adesso degli ufficiali della prefettura di Treviso. Un caso più unico che raro, davvero, quello del pareggio tra due candidati. Naturalmente adesso si è deciso da poco di procedere a ricontare le schede e dunque si vedrà, insomma, è ancora tutto in ballo. E a proposito di contestazioni, andiamo al seggio della discordia a Treviso, dove ieri si è votato normalmente, malgrado, lo ricorderete, le forze dell'ordine si fossero rifiutate di prendere il presidio perché l'immobile sarebbe fatiscente. Lì abbiamo incontrato anche il vice sindaco Grigoletto. Il via vai al seggio della discordia. Gli abitanti di Santa Maria del Sile non si sono formalizzati e anche se per le forze dell'ordine le ex scuole Marconi, che hanno ospitato fino a 20 giorni fa i profughi, sono fatiscenti e quindi inidonee, a votare ci sono andati lo stesso. A presidiare il seggio la polizia locale. Politicamente per l'amministrazione di centrosinistra era impensabile che il dormitorio venisse considerato inagibile a causa della permanenza dei migranti. È venuto a controllare le condizioni sanitarie della scuola? No, sono venuto a salutare i presidenti di seggio e i vigili urbani che prestano servizio, le condizioni igieniche a cui lei faceva riferimento le abbiamo verificate ancora ieri al momento dell'insediamento del seggio, era tutto a posto e quindi sono venuto a vedere se le operazioni di voto si sono svolte in tranquillità e serenità. Un chiarimento faccia a faccia nei prossimi giorni tra Comune, Comando Provinciale dei Carabinieri e Questura dovrebbe aiutare a lasciarsi alle spalle questo incidente diplomatico. Il sindaco ha preso il provvedimento di incaricare la polizia municipale e ora nei prossimi giorni vediamo se ci sarà modo di chiarire questo spiacevole incidente che c'è stato. Spero sia trattato di un equivoco, certamente non è stato piacevole. Nei seggi trevigiani addirittura code per votare. A Santa Maria del Rovere in via Salsa l'età non ha fermato chi ha voluto comunque andare a dire la propria. Lei è la più anziana del seggio, certo. Da quando ha cominciato a votare? Dalla prima volta che sta la votazione. 46 addirittura? Certo. Senta, com'è cambiata? Insomma, non molto. Non molto? Non molto. Il fatto sono sempre le stesse? Bisognerebbe cambiare molto di più. Torniamo nei comuni, è Matteo Guidolin, uno dei Los Massadores, il nuovo sindaco di Riese Pio X col 39,99%, ecco la grafica in questo caso è inesatta, Matteo Guidolin a Riese, a Roncade è Pieranna Zottarelli, il nuovo primo cittadino col 54,50% delle preferenze, a Sanfior Gastone Martorell si conferma con un voto addirittura del 87% di percentuale. Guido Dussin torna dopo 10 anni sindaco a San Vendemiano col 57,99%, Luciano Fregonese è il nuovo sindaco di Valdobbiadene col 27,08%, infine Mirko Festona, anche lui con una bella percentuale, il 64,27%, si conferma sindaco di Zero Branco.
Due notizie in chiusura che esulano dal contesto elettorale: la questione delle adozioni dei bambini in Congo, oggi l'annuncio della svolta a sbloccare la vicenda che interessa, lo ricordiamo, anche una coppia trevigiana di Preganziol, Francesca Bortolini e Marco Morandini, il premier Matteo Renzi. Con un volo di Stato i 31 bambini adottati da coppie italiane rientreranno in Italia, questo inverno lo ricorderete, i genitori adottivi erano dovuti rimanere in Congo per 2 mesi nella speranza di tornare con i loro piccoli, ma erano stati costretti a un doloroso rientro senza di loro. Renzi lo ha annunciato con un tweet di aver ordinato di andare a prendere i bimbi, famiglie in attesa di una comunicazione ufficiale, ma tra loro la commozione è grande. Infine un aggiornamento dal condominio senza acqua di Mogliano Veneto, perché è stato un fine settimana a dir poco movimentato. Sentiamo perché. Era tornata d'imperio sabato e domenica. Gli inquilini, insieme alla proprietà e al comune, l'avevano riattivata dal momento che l'ordine a Veritas di restituire l'acqua all'intero condominio era già stato comunicato dal sindaco. Ma in via Ragusa, a Mogliano, i 12 piani del Palazzo San Fiore sono tornati da oggi all'asciutto. Sorpresa, stamattina verso le 9:10 venne qui gli uomini, gli addetti della Veritas, e tolsero il contatore, tolsero un pezzo di tubo e naturalmente innestarono un grosso bullone in maniera di impedire che l'acqua arrivi alla gente. Che ora non ha più la possibilità neppure di riempire una tanica nelle vicinanze. Manca una goccia di acqua a casa, come facciamo con i bambini? La fontana che ci aiuta noi ogni tanto, andiamo a riempire un barattolo di acqua, l'hanno anche chiuso. Impossibile riattivare l'acqua. Ora Veritas si riserva di verificare quanta ne sia stata prelevata abusivamente. Il problema rimane la morosità. Sono più gli arretrati che deve pagare la proprietà per la sua parte rispetto a quella degli inquilini. Adesso dovremmo naturalmente sentire questa signora che rappresenta il proprietario. Dovremmo rivolgersi ancora una volta al sindaco, dovremmo rivolgersi al prefetto, dovremmo denunciare il fatto ai carabinieri, dovremmo andare all'ULS a sua volta perché mandi magari un autobotte. Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di TG Treviso, dopo di noi TG Venezia, poi riprenderà la lunga diretta elettorale di Rete Veneta. Da noi è tutto, allora una buona serata con i nostri programmi, arrivederci.